Il territorio brindisino al centro del futuro del tennis europeo, con le competizioni Junior Davis Cup Under 16 che per l'ottavo anno sarà ospitata dal Circolo Tennis di Latiano e la Summer Cup Under 18 femminile che invece sarà ospitata dal Circolo Tennis di Mesagne, una conferenza che unisce questi due eventi e che mette al centro del tennis il territorio brindisino proprio a pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Parigi. Quest'anno abbiamo fatto un passettino ancora in più, a parte la parte sportiva che è la parte più importante, la sera stiamo organizzando come lo scorso anno e gli altri anni delle serate a tema del cibo con della musica. L'ultima sera prevediamo di avere 1.000 persone per i Vega 80. In un momento ovviamente di grande euforia per il tennis italiano, per i successi che sia nel tennis femminile che in quello maschile si stanno conseguendo, riuscire a portare anche delle manifestazioni internazionali giovanili in questo territorio è sicuramente un ulteriore volano alla crescita del nostro movimento. Vediamo che per quanto riguarda la manifestazione femminile nella rappresentativa italiana ci sarà Vittoria Paganetti, che è una ragazza pugliese tesserata col CT Bari. Credo che sull'organizzazione di Latiano ormai ci mettiamo le mani sul fuoco. E noi siamo felici ovviamente di accogliere nel nostro territorio eventi di questa portata perché ci permettono di far crescere il movimento del tennis che ormai in Italia diventa veramente tra gli sport più importanti. Sono stato sempre, ecco, uno dei maggiori sostenitori di questo importante evento sportivo e di quello che sta succedendo logicamente in questa importante struttura sportiva.